Macfrut 2016, siamo ora in compagnia di Daniele Ferrante, responsabile commerciale del mercato Italia Ferrari Costruzioni Meccaniche. Di cosa si occupa la vostra attività? La nostra attività si occupa dal 1979 di macchinari per agricoltura, nello specifico facciamo trapiantatrici. Abbiamo mantenuto la particolarità delle aziende italiane degli anni passati, cioè quella di costruire interamente il nostro prodotto all'interno della nostra struttura. Abbiamo oggi 10.000 metri coperti con la previsione di poterli ampliare per un futuro. Si acquista la materia prima, in questo caso il ferro, e per poi arrivare alla commercializzazione del prodotto. Abbiamo scelto di poter fare tutte queste fasi internamente per garantire un'altissima qualità e una versatilità sul mercato. Oggi qui al Macfrut presentiamo una novità che per noi è importante, è una macchina semiautomatica che ha delle componenti pneumatiche, idrauliche ed elettroniche. La costanza di far tutto in azienda riguarda anche la parte elettronica, perché appunto tramite uno staff di ingegneri con il supporto tecnico anche di Ferrari Dario si sviluppa veramente tutto il software internamente, anche per garantire, come dicevo prima, una qualità elevata. È una macchina innovativa per quale motivo? Perché garantisce un trapianto in situazioni climatiche un po' avverse come terreno umido, perché ha un vomere molto stretto e quindi sposta poco terreno rispetto a prodotti che facevamo in precedenza, e ha una messa a dimora come se lo facesse una mano di un operatore, quindi molto delicata, e va a garantire un attecchimento importante alla pianta. Noi abbiamo tante prospettive per il futuro. Oggi stiamo, oltre a questi prodotti, facciamo già macchine automatiche sull'alveolo. E la nostra missione è continuare a dare un'innovazione importante per i nostri clienti sia in Italia che nel mondo. Infatti serviamo 90 paesi nel mondo, e non trascurando mai la qualità e dando sempre un servizio di assistenza molto molto importante. La prospettiva per il futuro, come dicevo, c'è già in programma l'ampliamento della sede, che non è vecchissima perché abbiamo cambiato lo stabilimento 6 anni fa, e ripeto, l'obiettivo è questo, di continuare a inserire prodotti nuovi che possono poi garantire uno sviluppo alle nostre aziende agricole.